E per parlare di questa questione, lo vedete in collegamento, lo ringraziamo, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Silvio Paolucci, peraltro ex assessore regionale alla sanità, a cui do la buona serata. È chiaro che chiedo subito a Silvio Paolucci qual è stata l'impressione dopo le dichiarazioni di Albani sull'idea di secondo livello che evidentemente solo Pescara ha i requisiti per esserlo. Accoppiato questo con la questione dell'ospedale Covid. Ecco, innanzitutto una prima impressione da parte ovviamente di un membro dell'opposizione. Ma intanto buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Il punto principale è che la responsabilità non è di Albani, ma di questo governo regionale. Guardate, non c'è un solo atto in 16 mesi che porti la firma di Marsilio e Verì. Tutti gli atti della programmazione, il piano sanitario scaduto il 31 dicembre 2018, la rete ospedaliera, la delibera del 2018, la programmazione della prevenzione. Ancora in questo caso 2018, gli ultimi atti sono tutti a firma Paolucci, Lolli, D'Alfonso, a seconda poi del momento. E non va bene così, perché è chiaro che a pensar male, come diceva il servizio, a volte ci si azzecca. A forza di forzature implicite si arriva a programmare senza poi volerlo dichiarare apertamente. Quindi io quello che chiedo è chiarezza al governo regionale che da 16 mesi volutamente ci nasconde le carte. Noi abbiamo un presidente della regione che non è abruzzese e che non conosce la programmazione sanitaria perché non conosce il nostro territorio. Questo è il punto. Peraltro, tra poco le faremo sentire anche delle dichiarazioni ulteriori di Marsilio proprio oggi ad Ortona, che parla della mancata approvazione della rete ospedaliera. Ma tornando ancora alla questione, ecco, la domanda sorge spontanea. Albani ha detto qualcosa che qualcuno non voleva dire? Ma io penso che Albani abbia detto qualcosa che in qualche stanza invece viene detta, per un semplice motivo. Anche in questo caso il presidente Marsilio forse conosce la programmazione sanitaria di Storace, ma non quella della regione Abruzzo. A Ortona, come diceva lei, ha dichiarato che non esiste una programmazione approvata e dice il falso, e un presidente della regione non può permetterselo. Esiste una programmazione approvata, il decreto 79 del 2016, con il quale siamo usciti dal commissariamento. Esiste un piano sanitario che è scaduto ed è l'unico, quello nostro, e poi esiste anche una rete ospedaliera che non è approvata dal Ministero, ma che al contrario è approvata dalla Giunta regionale e vale quello, perché il titolo quinto dà il potere della programmazione alla regione. Quindi deve essere consapevole delle cose che dice, perché mi sembra che di Abruzzo conosca molto poco. Di qui ognuno si permette di poter dire la propria perché il Presidente non ha un'opinione dell'Abruzzo, questo è il problema. Come si inserisce all'interno di questa vicenda l'ospedale Covid a Pescara? Può essere, diciamo, quella spinta in più che poi porta proprio verso quel panorama di idea di secondo livello proprio del Santo Spirito? Anche in questo caso noi abbiamo contestato non che si facesse quell'investimento, ma che si portasse avanti un investimento senza uno straccio di programmazione. Di qui tutta la programmazione della Regione Abruzzo diventa implicita, cioè nel frattempo io porto avanti alcune opere e poi alla fine le metto dentro la programmazione perché ormai è fatto. Questo va contestato radicalmente. Marsilio sta, diciamo, in realtà programmando senza dire cosa vuole fare e soprattutto senza conoscere l'Abruzzo perché conosce solo Roma. A proposito di riorganizzazione della rete ospedaliera, ecco, l'intenzione anche dell'attuale assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì è quella del modello hub and spoke, ecco, la trova d'accordo, hub, centri di eccellenza che tendenzialmente sono i capoluoghi di provincia e poi ospedali periferici, ecco, la trova d'accordo, vi trova d'accordo come Partito Democratico? È una programmazione di 20 anni fa, non lo inventa la Verì, bisogna che invece lei dica, insieme a, soprattutto a Marsilio, se quello che hanno detto 1 anno e mezzo fa in campagna elettorale verrà realizzato oppure no. Io temo proprio di no, per quello che sto vedendo ad Atessa, a Chieti, a Lanciano, a Vasto, a Penne, a Pescina, a Tagliacozzo, ad Avezzano e così via, in provincia di Teramo, quello che hanno combinato con la fase di emergenza quando in Abruzzo, agli inizi di marzo, con 39 persone positive, avevamo infettato 12 ospedali, perché da lì poi sono arrivate tutte le, diciamo, l'allargamento purtroppo del virus e dell'epidemia stessa, utilizzando senza programmazione le nostre strutture sanitarie, non preservandole dal contagio con i percorsi sporchi e quelli puliti tecnicamente, ma separando sostanzialmente i percorsi.
Le faccio ascoltare le dichiarazioni di oggi, un estratto, 40 secondi, di Marsilio che parla della mancata approvazione della rete ospedaliera. L'ascoltiamo e poi rientriamo per un commento. Presto definiremo al Ministero la rete ospedaliera, che è rimasta ferma 4 anni. Il blocco e la mancata approvazione di una rete ospedaliera ha significato e significa per l'Abruzzo il blocco di 400 milioni di euro di investimenti nell'edilizia sanitaria. Poi succede che non spendendo, non avendo l'accesso a questi fondi, ci sono ospedali come Ortona che non hanno le norme antincendio e qualcuno che non ha fatto l'adeguamento antincendio o che non ha permesso con la mancata approvazione della rete ospedaliera di accedere a quei fondi va pure in vacanza a Roma a protestare contro il sottoscritto e contro il sindaco della città perché magari l'ospedale non esprime appieno le sue potenzialità. Ecco, Silvio Paolucci si sente uno di quelli che va in vacanza a Roma a protestare contro la Giunta regionale. Veramente a Roma ci risiede il presidente e viene molto poco in Abruzzo. Io non mi sono affatto recato a Roma ultimamente, credo ci viva lui e ci risieda il presidente. Però dice il falso, il problema è tutto qui, non conosce le carte. Lui tutta più conosce le carte sanitarie di Storace o dell'amministrazione alemanno. Dell'Abruzzo non sa proprio nulla. Il tema è, come ho già detto, che la programmazione sanitaria ha un piano approvato, è il DCA 79. Poi c'è un altro piano, il programma della DGR 824 del 2018, che il Ministero sta osservando. Ma da allora, in un anno e mezzo, loro non hanno fatto nulla per un motivo molto semplice. Perché prima hanno detto che per i presidi ospedalieri non volevano ricorrere al progetto di finanza. Sanno benissimo che senza ricorrere al progetto di finanza, anziché 3, ne possono finanziare uno solo e quindi non sanno dire quale e dicono che le risorse sono ferme. Hanno loro aggredito sia quel programma sanitario perché dicevano che bisognava fare di più e invece si vede che fanno di meno, e sia i progetti di finanza bloccando per un anno e mezzo tutti i finanziamenti. Io penso che dopo un anno e mezzo lui debba parlare di quello che vuole fare, in realtà dovrebbe dire già quello che sta facendo, ma qui siamo ancora fermi a quello che vuole fare, invece parla del passato. Quindi insomma questo blocco di 400 milioni di investimenti sull'edilizia sanitaria lo smentisce? Ma totalmente, è esclusivamente colpa loro, perché hanno detto che non volevano utilizzare il progetto di finanza. Cerchiamo di essere chiari con le persone. Noi avevamo a disposizione 100 e abbiamo a disposizione 143 milioni di euro di finanziamenti dello Stato. Noi li abbiamo suddivisi, poi ci sono i 94 che riguardano Teramo e Penne sul sisma, li abbiamo suddivisi per intervenire a Lanciano, Avezzano e Vasto. Per poter intervenire occorre l'integrazione da parte del progetto di finanza con gli anticipi delle risorse private. Se non vuoi procedere così, dei 3 ospedali, Lanciano, Vasto e Avezzano, ne fai uno solo. Loro in campagna elettorale dicevano che non volevano ricorrere al progetto di finanza, che volevano mettere solo risorse pubbliche e quindi dovranno scegliere uno solo dei 3 ospedali. Hanno detto un'ulteriore bugia dicendo ci sono ulteriori risorse sull'articolo 20 della legge finanziaria del 2018. Ebbene, lo dico da subito, quelle risorse sono a valere per chi ha già adoperato le prime. Siccome l'Abruzzo non è riuscita a farlo, anche grazie alla loro campagna elettorale, non potrà accedere a quelle se non consuma prima le prime. Ecco perché dice tante cose che non conosce. Ripeto, conosce solo la sanità laziale. Quella abruzzese non sa, non la conosce, non sa di che cosa parla. E nel cambio di legislatura, dopo un anno e mezzo, non ha studiato nemmeno i provvedimenti. L'ultimissima domanda. A proposito, tornando un po' al discorso DEA di secondo livello, anche in relazione a quel project financing che poi insomma non è passato, adesso c'è l'8Z per l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Ecco, le chiedo, alla fine lei come pensa che andrà a finire? Ci sarà un DEA oppure si rimarrà insomma senza un presidio di secondo livello? Come la vede? Guardi, intanto vorrei capirne di più anch'io. Io penso che, ripeto, anche in questo caso dopo un anno e mezzo non dicono quello che vogliono fare perché hanno paura di dirlo e di essere espliciti. È un timore in ragione della campagna elettorale scorsa. Dopodiché non potevano fare quella delibera dove sottraevano 30 milioni di euro per il nuovo ospedale a Chieti. Conosco che c'è un progetto già al tempo ulteriore di ristrutturazione dei corpi CEDF del valore di 40 milioni. Io da quello che ho sentito loro vogliono portare avanti questo tipo di soluzione. Strano che però è una soluzione che già era presente qualche mese prima
e la portava molto l'attuale assessore Febbo, allora consigliere. Io penso che invece tutti gli atti fatti in questi modi così impliciti sono scivolosi e ambigui. Occorre con chiarezza argomentare quanto revochi e programmare. In assenza di qualsiasi atto di programmazione, io penso che questa giunta stia lavorando con molta troppa ambiguità. D'altra parte, consentimi, che ti vuoi aspettare da un presidente che trasforma il calcio in calcio balilla? Oppure che ti vuoi aspettare da una giunta che aumenta gli stipendi ai direttori, ai dirigenti, dandogli pure gli arretrati, ai manager delle ASL, finanzia o pensa di finanziare addirittura leggi per richiedere transazioni tramite la sanità privata, persino la sanità privata, sottraendole al fondo sanitario e ripristina i rimborsi agli assessori in giunta? Mi pare davvero il colmo, guardi. Grazie, grazie a Silvio Paolucci per la disponibilità, anche per la chiarezza. Una buona serata al capogruppo del Partito Democratico in Regione, che ringraziamo.